Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dall'orto dei frati minori cappuccini. Oggi qui per raccontarvi con questo epistolario, con questo volume dell'epistolario dedicato ai componimenti scolastici del giovane Francesco Forgione, del giovane frate studente, insomma c'è una sorta di raccolta. Infatti tra i numerosi componimenti scritti da Padre Pio, circa 71, che sono qui raccolti, quindi possiamo dire che sono stati scritti dal giovane Fra Pio tra i 15 e i 18 anni, alcuni scritti anche quando lui era scolaro, quindi altri mentre era chierico cappuccino, studente del quarto e del quinto ginnasio. Però la prima cosa che ci colpisce di questo piccolo libricino è che si nota, leggendo questi componimenti, lo spirito di osservazione di questo giovane ragazzo, attento anche a descrivere i fenomeni della natura, le tradizionali usanze del suo paese, della sua Pietrelcina, e poi anche un profondo sentimento religioso, in particolar modo la sua pietà per le anime del purgatorio. Le parole del giovane Francesco testimoniano così questa grande e profonda convinzione che su questa terra noi dobbiamo programmare e fare con intelligenza tutte le cose che sono utili, curando così in modo particolare quelle che potranno servire nell'altra vita, come la sapienza, ovvero, scrive Francesco in un suo componimento, quel cumulo di scienza e di dottrina che favorisce la saggezza nelle scelte delle opere da fare nel tempo etico e pratico. E allora lui scrive nel tema numero 28, intitolato "A che cosa valgono le ricchezze se non si è onesti?" Tutto ciò che esiste in questo mondo finisce con la morte. Onori, ricchezze, cariche, lusso, tutto sarà seppellito col corpo. L'onestà e la religione invece ci danno coraggio in ogni impresa, ci accompagnano sino alla tomba, dove ci fanno scendere con animo sereno. Allora, scrive Francesco, fratelli miei, vi prego, vi esorto di non pensare solamente alla salute del corpo e alle ricchezze, perché tutte le delizie di questo mondo terminano, ma di pensare anche a quella dello spirito ed essere sempre onesti, perché ciò che faranno godere la visione del Signore, il coro degli angeli, il fascino del paradiso, l'ineffabile gioia che si prova al cuore quando si è onesti. Perché dunque non amare l'onestà, la religione di Gesù, che si compiacque a morire in croce per noi per espiare col suo preziosissimo sangue le nostre colpe? E a questo componimento scolastico che troviamo nella quinta parte dei volumi dell'epistolario aggiungiamo quello che una figlia spirituale di Padre Pio ha recuperato da testuali parole, Antonietta Pompilio. Padre Pio le ha detto: ho fatto un patto con Dio, dopo che la mia anima si purificherà in purgatorio e sarà degna di entrare in paradiso, io sarò lì, starò alla porta del paradiso e non entrerò finché non avrò visto entrare davanti a me l'ultimo dei miei figli spirituali.